faccia allo sconto. Il Black Friday vale 3,3 miliardi di euro, l'80% degli italiani pronti allo shopping che anticipa il Natale, in crescita anche l'e-commerce. Pure tra i negozi del centro è incominciata la corsa agli acquisti. I consigli per evitare brutte sorprese. Era stata inaugurata ieri e oggi è già finita nel mirino dei vandali. La statua dedicata a Carlo Sgorlone è stata imbrattata sulla schiena con dello spray viola. Ripulita a tempi di record, ora si cercano i responsabili. La chiesa di San Francesco a Udine ospita fino all'8 gennaio una mostra fotografica organizzata dall'IRPAC che racconta i fatti di cronaca e costume del Friuli Venezia Giulia dal 1980 al 2000, un'occasione per ricordare o conoscere quanto accaduto anche in città negli ultimi 40 anni. La Old Well West Udine lotta, ma è la Giorgio Tesi Pistoia ad aggiudicarsi lo scontro al vertice del campionato di Serie 2 di basket. Al Carnera finisce 54-73. Buona serata, ancora una buona domenica dalla redazione di TV12. In apertura di questa edizione avete sentito dai titoli, manca poco più di un mese a Natale, inizia la corsa ai regali, facilitata come un po' avviene da un paio d'anni dal Black Friday, questo evento per la scontistica nello shopping che dagli Stati Uniti ha raggiunto anche il nostro paese. E dal pomeriggio di oggi tanta gente era in giro per le strade del centro città di Udine, proprio per iniziare ad ipotizzare i primi acquisti in vista delle feste. È andata ad ascoltarli per noi Monica Nardini. Come vi regolerete quest'anno con i regali natalizi? Farò sempre le stesse cose e andrò a comprarli nei negozi come al solito, quindi niente acquisti online. Budget? Budget non definito. Lei signora? Signorina? No. Sì, no, neanche io, non ho un budget predefinito, comunque non spenderò molto, ecco. E acquisti, sì, il negozio, ecco. Ancora non abbiamo fatto dei regali, quindi aspettiamo un altro po' e poi decidiamo cosa comprare per tutti, piccolo pensierino. Come vi regolerete? Avete già un budget fissato, insomma? Ma no, aspettiamo ancora il Black Friday, vediamo un attimino i saldi, diciamo, e poi vediamo, cioè, siamo in tanti in famiglia, quindi dobbiamo pensare un budget per tutti, per accontentare tutti. In realtà abbiamo già cominciato, adesso che ci sono un po' di sconti, no? A cercare in qualche negozio se c'è il regalo giusto, però ci siamo prese in anticipo, di solito siamo quelle last minute. Vi siete date un budget? No, in realtà no, però ovviamente tutto è aumentato, quindi anche lì cerchiamo, appunto adesso che ci sono gli sconti, per anche cercare di risparmiare qualcosina, quindi no, diciamo se costa meno meglio. Non ho comprato niente ancora, mi sembra troppo presto. Come si regolerà anche rispetto al budget? Quest'anno ho deciso che farò veramente regali, solamente figli e nipoti, basta. Qualche regalo già preso oppure? No, niente, assolutamente. Come vi regolerete anche quest'anno rispetto budget, spese? Vi date un tetto, limite oppure no? No. Vedrete di volta in volta. Vedremo di volta in volta, forse non facciamo neanche niente. Faremo come ogni anno, credo all'ultimo momento. Anche per il piccolo o la piccola? Sì, loro sono sempre pieni di regali. Regali natalizi? Già iniziato ad acquistarne qualcuno? No, in realtà no, quindi... Come si regolerà quest'anno? Si è dato anche un budget? In realtà no, di solito non mi do mai un budget, arrivo sempre all'ultimo e poi compro quello che riesco a trovare. Acquisti prevalentemente online o nei negozi? Nei negozi di solito, sì. Io non so neanche se sarò qua a dicembre, quindi non penso che farò tanti regali. Come si regola con gli acquisti? In genere tende a farli online o insomma nei negozi? No, di solito nei negozi, preferisco negozi. Molto tradizionali dunque gli udinesi che abbiamo intercettato, ma sappiamo quanto vale il commercio online, sempre di più aumentato nel corso degli ultimi anni. Secondo le stime a livello nazionale il Black Friday in particolare vale 3,3 miliardi di euro e l'80% degli italiani è pronto a fare shopping online. Il Black Friday batte la stretta imposta dall'inflazione. Il venerdì degli sconti ha pian piano allargato il proprio raggio d'azione e così sarà una settimana di fuoco per i consumi. Più di un sondaggio ha misurato il valore dell'appuntamento, cifre diverse ma una sola certezza. Gran parte degli italiani non perderanno l'occasione per fare acquisti. Il giro d'affari sarà da capogiro, 3,3 miliardi, e se l'aumento dei prezzi ha imposto cautela nelle spese, si calcola che durante
durante questa settimana si anticipano di fatto i regali di Natale, ai quali nessuno vuole rinunciare. La metà dei pacchi che metteremo sotto l'albero sarà stato acquistato durante questo breve periodo. Ma questo non rivitalizzerà tutto il commercio, non tutti si orienteranno sui negozi tradizionali. Continua infatti la crescita delle piattaforme dell'e-commerce. Circa 12,7 milioni di italiani hanno già deciso di approfittare degli sconti, ha stimato un sondaggio realizzato da Ipsos per Confesercenti. L'80% è pronto a fare shopping, fa eco una ricerca di Boston Consulting Group che conta una crescita del 6% rispetto al 2021. E sempre di più occorre fare attenzione agli acquisti online, il rischio truffe è dietro l'angolo e proprio per questo anche in questo Black Friday 2022 c'è la Polizia di Stato che mette in allerta e offre alcuni consigli utili. Attenzione alle possibili truffe in occasione della settimana del Black Friday, allerta la Polizia Postale. Accanto alle offerte reali, si legge nel sito Commissariato di Polizia di Stato Online, a cura della stessa, vengono proposte sul web false occasioni a cui è davvero difficile rinunciare. Spesso chi acquista online, si spiega, è tratto in inganno perché gli annunci sono pubblicati su siti all'apparenza molto simili a quelli ufficiali, siti clone attraverso i quali l'utente non riceverà nessun prodotto e correrà il rischio che i dati della sua carta eventualmente inseriti vengano rubati. La Polizia Postale invita a diffidare di offerte eccessivamente vantaggiose, ad acquistare da siti ufficiali o già conosciuti, a leggere le recensioni per verificare che la pagina non sia stata già segnalata come fraudolenta. Per acquistare online, inoltre, invita a utilizzare preferibilmente carte ricaricabili. In caso di primo acquisto, soprattutto su siti non conosciuti o su negozi online di recente costituzione, la Polizia Postale invita a valutare la possibilità di pagamento con modalità di contrassegno. È sempre consigliato, precisa inoltre, acquistare nel territorio italiano in quanto la tutela legale è completa. Dubitare inoltre di venditori che non forniscono utenze di telefoni fissi e anche di chi fornisce indirizzi ubicati presso caselle postali. Tra i consigli condivisi attraverso il sito www.commissariatodps.it, ricco di approfondimenti, anche quello di evitare, ove possibile, di fornire dati personali e di diffidare da richieste di ulteriori dati oltre quelli già forniti. La pagina dedicata al mondo del lavoro, all'economia, la chiudiamo con una notizia che fa sicuramente orgoglioso il Friuli, con un sindacalista friulano, Luca Visentini, che è stato eletto nuovo segretario generale della Confederazione Mondiale dei Sindacati. Classe 1969, nato a Udine, cresciuto all'interno del sindacato della UIL in Friuli Venezia Giulia a livello nazionale, è stato anche alla guida della Confederazione Europea dei Sindacati da ben 7 anni. L'elezione è avvenuta a Melbourne, dove è in corso il quinto congresso dell'ITUC, appunto, il sindacato che raggruppa tutti i sindacati del mondo. Complimenti dunque a Visentini. Ora apriamo invece la pagina di cronaca con l'ultimo aggiornamento in ordine di tempo arrivato poco fa con un grave incidente che si è verificato attorno alle 19.30 di oggi lungo la strada statale 13 Pontebana nel tratto che attraversa la località di Feletto Umberto in comune di Tavagnacco poco dopo l'uscita dell'autostrada del casello di Udine Nord all'altezza dell'ex IPO. Si tratta di uno scontro frontale tra due vetture che avrebbe coinvolto anche altri mezzi. Attualmente, lo vedete, la strada ancora risente di traffico e incolonnamenti per permettere le operazioni di soccorso da parte del personale del 118 e dei vigili del fuoco. Ci sarebbero 2 persone ferite. Gli altri interventi poi nel corso della giornata: a Gorizia una donna di 79 anni è stata colta da un infarto in un'abitazione attorno alle 15. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. La persona è stata rianimata e trasportata in codice rosso all'ospedale. A Pordenone invece in via Montereale una donna di 60 anni è stata investita mentre stava camminando da un'autovettura, ha riportato un serio trauma alla testa. La donna è stata trasportata in codice giallo in ambulanza al Santa Maria degli Angeli di Pordenone. A Udine un tamponamento poi tra 2 vetture che ha richiesto l'invio sul posto di un'ambulanza, una persona è rimasta ferita ma in maniera lieve ed è stata trasportata alla Santa Maria della Misericordia in codice verde.
Tutti gli altri fatti di giornata racchiusi nelle nostre flash news, a partire da un soccorso per un cacciatore che si è infortunato in Carnia, ma poi c'è anche il danneggiamento, l'atto di vandalismo nei confronti della statua appena inaugurata in memoria di Carlo Sgorlone in centro a Udine. Nel comune di Tolmezzo, soccorso stamane un cacciatore ottantenne del posto, peruzzolato per una ventina di metri lungo un pendio nei pressi del rio Mignezza, a Imponzo, a dare l'allarme a alcuni colleghi. Sono intervenuti la stazione di Forniavoltri del soccorso alpino e speleologico, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale di Udine in codice giallo. E di tre ragazze ferite, in modo non grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane intorno alle 6 a Colle di Arba. Erano a bordo di un'auto finita nel greto del fiume Meduna. Le tre giovani sono uscite autonomamente dall'abitacolo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il personale sanitario. Due ragazze sono state trasportate in ambulanza all'ospedale di Pordenone e la terza è stata elitrasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Un giocatore poco più che ventenne è rimasto ferito al capo, un trauma cranico, nel corso di una partita di calcio nel campo sportivo di Pravis Domini. Sul posto sono giunte un'ambulanza proveniente da San Vito a Tagliamento e l'elisoccorso. Il giovane, non grave, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. A Udine è imbrattata nel corso della notte la statua dedicata allo scrittore Carlo Sgorlone, inaugurata questo sabato in centro città. L'opera, come ha fatto sapere il sindaco Pietro Fontanini, condannando l'atto di vandalismo, è stata rapidamente ripulita dall'artista Calogero Condello, autore della stessa. Sul fatto indaga la polizia locale. Mi auspico, ha affermato il sindaco, che grazie anche alla presenza delle telecamere i responsabili possano essere individuati e perseguiti in modo esemplare. Lutto a Gorizia nel mondo del giornalismo a livello nazionale per la scomparsa all'età di 95 anni di Gianni Bisiak, giornalista, scrittore, autore di importanti inchieste speciali di storia per la RAI, in particolare per TV7 e il TG1, per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo Un Minuto di Storia. Bisiak era ricoverato da tempo in una RSA. Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio del 1927. Era una persona straordinaria come tutta la sua vita, lo ha ricordato oggi il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Un grande, grandissimo goriziano, se n'è andato all'età di 95 anni, gran parte dei quali vissuti alla ricerca del mondo, direi dell'uomo, in ogni suo aspetto, in ogni suo segmento, raccontandolo in modo magistrale e spesso contribuendo a cambiarlo in meglio. Gli telefonavo ad ogni compleanno per fargli gli auguri ed era sempre un grande piacere. Nel 2011 gli era stato conferito il premio Patroni Città di Gorizia, che lui aveva davvero apprezzato. Di cronaca si parla attraverso alcune storiche fotografie nel corso all'interno di una mostra che è stata organizzata a Udine, alla chiesa di San Francesco. Fino all'8 gennaio si potrà rivivere la cronaca del Friuli dal 1980 al 2000. Vediamo come. C'è la foto del primo trapiantato di cuore a Udine nel 1985, quella dell'incendio all'ex Dormish, era il giugno del 1999, e poi ancora il viaggio in Friuli di Papa Giovanni Paolo II, dell'allora Presidente della Repubblica, Cossiga, ma anche i momenti di festa, scene di vita quotidiana, che a guardarli sembrano di gran lunga più indietro nel tempo di quanto realmente lo siano. Fotografia come testimonianza, Friuli 1980-2000, visitabile fino all'8 gennaio con ingresso gratuito nella chiesa di San Francesco a Udine, propone oltre 50 immagini di fatti di cronaca e costume che hanno riguardato la regione in un ventennio decisivo per il suo sviluppo economico e sociale post terremoto. A organizzarla, in collaborazione con vari enti, l'IRPAC, l'Istituto Regionale di Promozione e Animazione Culturale, il curatore della mostra, Alvise Rampini. 23esima mostra dell'IRPAC, sempre naturalmente sulla storia del Friuli. E siamo partiti molti anni fa dalle fotografie dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, siamo arrivati alla Prima Guerra Mondiale, adesso stiamo arrivando sul contemporaneo. Quindi 1980-2000 c'è tutto un progredire della comunicazione. Il fotogiornalista, soprattutto in Friuli, c'ha un grande sbocco negli anni Ottanta, è una grande opportunità e lo vediamo in queste foto che sono molto sgranate, non inquadrate correttamente tante volte, che fanno un po' da specchio invece a foto
molto molto più autorevole di Ulderica da Pozzo, di Enzo Tedeschi e di tanti altri fotografi che partecipano a questa mostra come testimonianza del Friuli. E attraverso gli scatti dei fotografi che hanno collaborato con le principali testate dei quotidiani come Alberto e Stefano Lancia, Diego Petrussi e Nicola D'Agostino, si possono ricordare o conoscere i principali fatti di cronaca degli ultimi decenni. Soprattutto una cronaca che ci siamo anche dimenticati, cioè chi si ricorda, non so, dell'omicidio Valent, l'uccisione in via Cicogna di questo ragazzo per il colore della sua pelle, chi si ricorda che Fabio Savi, uno dei killer della Uno Bianca, è stato arrestato proprio qui in Friuli, chi si ricorda del mostro di Udine che ha fatto più vittime forse del mostro di Firenze. Quindi ci sono tantissimi fatti di cronaca che sono stati dimenticati e che sono rappresentati anche in queste fotografie. Sono terminati oggi i lavori di posa dei frangiflutti a protezione del litorale di Lignano. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarlo, spiegando che l'intervento realizzato in collaborazione con i concessionari principali dell'Arenile si estende da Sabbia d'Oro verso Pineta, giungendo a Riviera per un'estesa di circa 3 km. L'opera realizzata dal Servizio Difesa del Suolo a tempo di record in 28 giorni ha avuto un costo complessivo di 250.000 euro e l'idea, ha affermato l'assessore, di inserire una barriera fisica nell'Arenile utilizzando direttamente la sabbia presente, che viene avvolta in grandi teli di tessuto non tessuto e infissi nel bagnasciuga per due terzi. Il terzo, che rimane immerso dalla sabbia, ha la funzione di rompere le onde assorbendone l'energia e consentire che durante le mareggiate nella parte posta verso monte si accumuli sabbia invece che essere portata via, e naturalmente avranno effetto rapido anche in vista dell'ondata di maltempo che è stata annunciata a partire proprio da martedì sulla nostra regione, con abbondanti nevicate in montagna e forti precipitazioni su tutta la regione. Eventi questi che sempre di più creano disagi e danni alle famiglie, e proprio per questo la regione ha deciso di intervenire con uno sconto particolare per chi decide di sottoscrivere delle polizze contro i danni d'alluvione. Daremo un contributo fino al 60% ai titolari di carta famiglia residenti nelle zone a rischio alluvioni. Quindi con questo contributo si potrà abbattere notevolmente la polizza assicurativa che si intenderà fare per preservare appunto i propri beni, i terreni e le proprie abitazioni. Quindi 60% di contributo. Estremamente attuale, anche perché abbiamo visto anche in passato che questi fenomeni accadono purtroppo sempre più spesso. Noi certamente faremo di tutto affinché quando accadano il rischio sia mitigato al massimo, però purtroppo per quanto si possa impegnare il rischio c'è, e quindi è assolutamente consigliabile fare una polizza assicurativa, e la regione dà un contributo del 60%. Si parlerà di ambiente anche a Pordenone il 24 novembre in occasione di una nuova tappa di TEDx, il format americano diventato famoso in tutto il mondo, che affronterà il tema della sostenibilità appunto nella città della destra Tagliamento. Giovedì 24 novembre TEDx Pordenone ritorna in città con una nuova edizione dedicata alla sostenibilità. L'evento americano, che negli anni si è diffuso in tutto il mondo, adesso raddoppia e in 9 città italiane, tra cui il capoluogo della destra Tagliamento, tratterà con la consueta formula dei brevi monologhi il tema ambientale, partendo dal presupposto che la Terra va difesa perché non c'è un pianeta di riserva. Saliranno sul bollino rosso 6 speaker provenienti dai settori più diversi, raccontando la loro idea, la loro esperienza e la loro ispirazione, presentati dal professore del Collegio di Rai 2 Andrea Maggi. Countdown significa conto alla rovescia verso un pianeta B, realmente un pianeta B che non abbiamo. Infatti il nostro compito è quello di riuscire a salvaguardare il più possibile il pianeta A, cioè quello in cui stiamo vivendo, e quindi fare delle azioni sostenibili per riuscire a migliorarlo. Parleremo di sostenibilità, quindi di idee, di progetti che appunto si legano al tema della sostenibilità declinato da 6 speaker differenti. Parleremo di idrogeno, quindi nuove fonti di energie, parleremo di verde legato alla nostra città di Pordenone, parleremo di nanotecnologie legate alle microplastiche e all'evoluzione che potranno avere, parleremo di moda e quindi della sostenibilità nell'ambito del fashion, parleremo di nuove culture, quindi di vertical farm. Presenterà il tutto Andrea Maggi, professore, pordenonese doc e scrittore. Pordenone che oggi invece ha accolto davvero tantissima gente in occasione della Fiera del Radio Amatore, uno degli appuntamenti più tradizionali del quartiere fieristico pordenonese. Abbiamo ascoltato un paio di espositori.
Sì, ci sono qui proprio in questo settore in particolare, possiamo dire che ci sono il 90% sono tutti appassionati. E diciamo che vengono volentieri perché possono trovare delle apparecchiature o dei componenti soprattutto che ormai non sono più sul mercato, sono introvabili in altri settori, diciamo. Collezione o riparo, vendere quando le ho riparate è un po' difficile vendere perché è un risultato, si arriva a un risultato che dà soddisfazione, quindi arrivare al risultato che dà soddisfazione e poi vendere l'oggetto è un po' più senso, secondo me. E sono il titolare di Skyforce Sabers e da 6 anni produco per l'Italia e per l'Europa spade laser da combattimento. Sono tutti i modelli disegnati da me e sono fatti apposta per essere resistenti, sono flessibili ma incredibilmente resistenti, sono in alluminio e hanno anche gli effetti sonori, quindi reagiscono al movimento, reagiscono agli impatti, cambiano colore, insomma hanno tantissime funzionalità e ne ho tantissimi modelli un po' per far contenti tutti. Sono un hobbista a tempo perso, io sistemo e riparo action figure, dai Transformer ai Megazord, ai Power Ranger, a diversi altri marchi. Mi occupo di sistemare giocattoli e dargli vita nuova, di modo che qualcun altro se li possa godere, in quanto ritengo che la meccanica e l'inventiva che c'è dietro alcuni di questi modelli valga la pena di essere salvata da cantine, soffitte e dalle mani del sempre leggendario cucinetto, quella creatura metà bambino e metà pressa idraulica. Quindi sì, io riparo modelli di Transformers e quant'altro perché qualcun altro se li possa godere di nuovo. Vengo da Udine. Ho iniziato a fare cosplay circa 7 anni fa, più o meno. Questo è il mio original ispirato a Vikings. È un cosplay che ho fatto interamente da solo, lavorato completamente a mano. E il cosplay ha abbastanza influenza all'interno della mia vita, sia per quanto riguarda il mondo del cosplay, sia per quanto riguarda l'evocazione o che altro il gioco di ruolo dal vivo. E ora il mondo del vino con un'alleanza per un nuovo schema di regolamento intercomunale dedicato alla polizia rurale, a questo sta lavorando l'Università di Udine in collaborazione con le città del vino del Friuli Venezia Giulia. Questa regione è la regione che in Italia ha il maggior rapporto di viticoltura rispetto alla superficie agricola, ben oltre il doppio della media italiana. E questo significa che abbiamo, oltre che una grande superficie coltivata a vigneto, anche una produzione di vino altrettanto importante, con aziende che si sono distinte e si distinguono negli anni per la loro capacità di essere sul mercato con prodotti di alta qualità e con brand riconosciuti, ma anche per un sistema vitivinicolo che ha una costante visione di innovazione e che consente quindi di avere anche delle prospettive rispetto a quelle che saranno le grandi sfide del futuro. La nostra attività di ricerca si è focalizzata inizialmente sull'analisi dei regolamenti di polizia rurale dei comuni aderenti alle città del vino per verificare se all'interno di questi regolamenti ci fossero delle norme che potessero essere collegate a una conduzione sostenibile della vitivinicoltura. Purtroppo ci siamo accorti che gran parte dei regolamenti di polizia rurale dei diversi comuni sono innanzitutto piuttosto vecchi e le norme non sono assolutamente in linea con quelle che sono le necessità di una viticoltura sostenibile, per cui allo stato attuale noi siamo giunti a intanto zonizzare i vigneti del Friuli Venezia Giulia. Noi abbiamo intenzione di studiare queste zone e di proporre delle linee guida che consentano di rendere maggiormente sostenibile la conduzione del vigneto. Ovviamente il nostro concetto di sostenibilità è il concetto classico, ovvero quello che si basa sui 3 pilastri, ovvero una sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Dal vino al pane è stata presentata la nuova iniziativa Mani in Pasta che caratterizzerà il prossimo fine settimana. Vediamo come. Tutti con le mani in pasta. L'appuntamento è per sabato 26 e domenica 27 novembre nei laboratori dei soci di Etica del Gusto che apriranno le porte in questo 10° anno della manifestazione. 20 su un totale di 33 soci. Non tutti infatti dispongono di spazi idonei per accogliere il pubblico. Pasticceri, panettieri, cioccolatieri e gelatieri spiegheranno cosa c'è dietro i prodotti che realizzano. Il presidente Gianfranco Cassin. Questa per noi è un bel evento, una bella iniziativa perché permette a noi di far vedere i nostri laboratori, di far vedere come lavoriamo e delle materie prime che utilizziamo.
E poi una cosa non da poco, far mettere le mani in pasta proprio al nostro pubblico, ai nostri clienti o futuri clienti, e così hanno modo di vedere proprio come cosa utilizziamo e come lavoriamo, ripeto. Artigiani che si occupano di questi prodotti, tutti insieme, in maniera unitaria, fanno una massa critica veramente interessante. È compito della Regione sostenere e valorizzare tutte queste iniziative, perché fanno sistema e la nostra Regione ha bisogno di fare sistema. Sul sito www.eticadelgusto.it si può scaricare l'elenco delle attività dislocate in tutta la regione. Per partecipare all'iniziativa gratuita è sufficiente iscriversi contattando il laboratorio scelto. Ed ora apriamo la pagina sportiva con l'inaugurazione, la cerimonia di apertura dei mondiali in Qatar questo pomeriggio, con naturalmente lo spettacolo pirotecnico che è aperto la prima giornata di gare, con la partita inaugurale che è stata vinta dall'Ecuador per 2-0 sulla paese ospitante, il Qatar, appunto, con la doppietta di Valencia. Per quanto riguarda la nazionale azzurra, naturalmente non presente a questa competizione, stasera ci sarà l'amichevole contro l'Austria, con ancora una volta il bianconero Pafundi in panchina nella formazione di Mancini. Azzurri e bianconeri, promesse bianconere che continuano a suscitare l'interesse del mondo del calcio a livello europeo. L'ultimo in ordine di tempo dalla galassia bianconera è Samardzic, che sta diventando sempre di più protagonista anche nella nazionale Under 21 della Germania. Da qui parte il racconto del servizio di Stefano Giovanpietro. Se si parla di giovani lanciati dall'Udinese, la lista rischia ben presto di diventare lunghissima, a testimonianza di una società, quella bianconera, che ha sempre premiato le giovani leve scovate in giro per il mondo. Soppesando le numerose operazioni degli anni recenti dell'Udinese sul mercato, si evince piuttosto facilmente di come il mirino sia sempre spostato su giocatori giovani piuttosto che sui vecchi volponi della categoria. E la politica è stata vincente sin da quando è stata attuata. Sta rimanendo tale anche con l'aumentare della concorrenza e delle difficoltà esterne rappresentate dalla globalizzazione e dallo sviluppo di piattaforme come Y-Scout, che permettono di visionare tutti i giocatori del mondo stando al calduccio del proprio ufficio. Sì, perché l'Udinese ha sempre saputo far valere l'occhio, la qualità nella fase di osservazione, cose che hanno reso quello friulano un club modello a livello italiano e in alcuni casi anche europeo. Prima il talento l'Udinese lo fiutava nei campionati più remoti, quelli meno conosciuti, e sarebbe fin troppo facile portare come esempio la qualità del cileno Alexis Sanchez, rivenduto per una cifra vicina ai 40 milioni di euro al Barcellona. Adesso con il web che ha superato il VHS, la squadra del Pozzo non è uscita indebolita sul mercato, anzi, e ha continuato a scovare talenti più o meno altisonanti, ma sempre ottimi, come i più recenti Molina, Musso, De Poglio. Senza scomodare il classe 2006 Pafundi, altro colpo incredibile a chilometro zero per usare una metafora di cucina, basti guardare la quantità di giovani di prospettiva in rosa attualmente nei bianconeri, che sono aiutati a crescere da quelli più esperti. Un mix finora vincente, emblematico, pensare ai due classe 2002 che sono il fiore all'occhiello dell'Udinese. Uno, Destiny Udoge, è rimasto in prestito in Friuli dopo essere stato ceduto al Tottenham per circa 26 milioni di euro, mentre l'altro, Lazar Samardzic, è destinato a diventare un campione che farà scattare un'asta sul mercato, forse incredibile. Gemme preziose scovate nella vicina Verona e nella di certo non lontana Lipsia, dove le rispettive società avevano ignorato le loro qualità. Samardzic continua il suo processo di crescita entusiasmante anche in nazionale con l'Under 21 tedesca, e lo ha provato sulla propria pelle anche l'Italia di Nicolato, travolta dalle sue giocate e da una punizione d'autore che avrà aumentato gli appunti sui taccuini dei direttori sportivi di mezza Europa. D'altronde, quando un modello è vincente, lo è a tutti i livelli. Ed ora il basket con l'APU Old Wild West, che era impegnata questo pomeriggio alla Carnera nel testa a testa contro Pistoia. Purtroppo la formazione di Bonicioli non ce l'ha fatta, la vittoria per gli ospiti 73-54 con un ultimo quarto che ha visto i bianconeri davvero soffrire. Andiamo ad ascoltare le parole a fine gara di Antonutti. Allora, io preferisco soffermarmi su di noi oggi, perché Pistoia ha fatto la sua partita, noi no. E sono molto arrabbiato oggi perché non abbiamo giocato di squadra. Io, se si perde di squadra, non dico mai niente, perché succede in un percorso di crescita, può succedere in un campionato lungo. Mi arrabbio molto invece quando si perde
non da squadra, si perde da tanti giocatori sconnessi, tanti giocatori che hanno il loro giardino e si preoccupano di quel giardino lì, e dopo sul finale, su squadre così importanti, questi problemi diventano voragini. Abbiamo fatto troppe partite con qualche problema, e soprattutto quelle importanti, quindi bisogna riuscire adesso pian piano a capire dov'è il problema. Ho chiesto in spogliatoio molto duramente questo, quindi abbiamo una settimana molto importante di lavoro, soprattutto per ridare dignità al nostro lavoro. Noi, la gente friulana, ma noi principalmente ci meritiamo di più, dobbiamo fare di più, pretendo che si faccia di più, partendo da me in primis, e credo che questa sia una grande lezione, importante. Ne abbiamo avute già prima altre, ma questa è quella che ha fatto più male, ma forse serve, perché se ci sono dei problemini dentro, queste partite li devono risolvere assolutamente. E un ultimo pensiero, parlavi di gente friulana, anche per il pubblico che era oggi presente, che vi ha sostenuto col settore D, che ha provato fino alla fine comunque a spingere la squadra, un pensiero a loro e un appuntamento anche che in questo momento siano vicini. Ma sì, il pubblico non ho niente da dire, lo ripeto, è sempre bello venire a giocare a Carnera, è sempre un'emozione trovare tanta gente, sapere che sono stati fino in fondo, quindi sono stati a sostenerci fino in fondo, e questo è un motivo che fa vedere che questa squadra deve far di più. La gente, se esce insoddisfatta oggi, è giusto, perché prima da tifoso che sono sarei veramente molto arrabbiato. Oggi, quando succedono questi fatti così, non mi piace tanto parlare di pallacanestro, perché la pallacanestro è già andata ormai, è un qualcosa che deve entrare dentro di noi. Quando trovi che non c'è emozione in una squadra, è un qualcosa che è pericoloso, perché l'emozione non la alleni, o ce l'hai o la tiri fuori. E quindi oggi il nostro grande miglioramento deve essere quello di capire cosa siamo e cosa vogliamo fare. In campo in questi istanti invece Cividale, l'APU con la sconfitta rimane al secondo posto a quota 12, sale a 14 Pistoia. Prima di salutarci, un aggiornamento rispetto alla notizia del grave incidente che avevamo raccontato prima, accaduto attorno alle 19.30 di stasera lungo la statale Pontebana, nel tratto che attraversa Feletto Umberto all'altezza dell'ex Hypo Bank. Purtroppo si è aggravato il bilancio, una persona delle due è rimasta ferita, ha perso la vita proprio a seguito delle gravissime lesioni riportate. Lo scontro, come dicevamo, è stato frontale tra due veicoli. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 inviati dalla Sores assieme ai vigili del fuoco. Una persona è deceduta, l'altra è rimasta incastrata all'interno della vettura che si è ribaltata. Hanno liberato una persona rimasta incastrata nell'abitacolo, i vigili del fuoco assieme al personale sanitario, è stata trasportata all'urgenza al Santa Maria della Misericordia. L'altra persona coinvolta purtroppo invece ha perso la vita. Vedete le immagini delle operazioni di soccorso e i veicoli coinvolti in questo schianto avvenuto, come dicevamo, nel tratto di tangenziale a Feletto Umberto in comune di Tavagnacco. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, vi lasciamo alle previsioni del tempo e vi ricordiamo l'appuntamento in prima serata alle 21.15 con l'altra domenica, edizione speciale, Nicola Angeli, Stefano Giovanpietro, per un'analisi dei commenti sul cammino dell'Udinese nelle prime 15 giornate di campionato. A seguire alle 22.15 vi proporremo la differita della sfida tra APU Old Well West e Pistoia. Grazie a tutti e buona serata. Amici di Udinese TV, un saluto ben ritrovati a tutti da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì variabile sul Friuli Venezia Giulia con nubi alternate a schiarite, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa tra Udine e Pordenone. Ci attende una giornata nel complesso stabile, caratterizzata dall'alternanza tra nubi e qualche schiarita, nuvolosità che sarà più compatta invece in serata. Temperature minime non oltre i 4-5 gradi, clima quindi praticamente invernale al primo mattino, massime intorno ai 12 gradi. E diamo infine uno sguardo anche alla situazione attesa sulle province di Gorizia e Trieste. Qui avremo nubi alternate a schiarite, ma con un generale aumento della nuvolosità nella seconda parte del giorno, che sarà compatta in serata con qualche isolato piovasco, non escluso sul triestino. Temperature minime intorno ai 5 gradi su Gorizia, 7 gradi su Trieste.
Trieste. Temperature massime che anche qui non supereranno i 12-13 gradi e saranno quindi contenute. Tutti i dettagli in merito alla vostra località, come sempre, sull'app di Trebi Meteo.